Hey there, I'm the K influencer manager over at the language learning app called Babbel. Allora? Eh no, scusa Matteo, che mi è arrivata una mail. Pare sia un'offerta di lavoro, ma io qua non ci sto capendo nulla proprio. Cioè, Ciccio, siamo nel 2018 e tu non sai ancora l'inglese. Allora, Matteo, è già tanto che ho imparato l'italiano. Credimi che ho avuto delle brutte esperienze con le lingue, soprattutto con l'inglese. Anzi, voglio raccontartele. Voglio raccontarti le mie disavventure con questa lingua. Dovete sapere che il mio storico per quanto riguarda le lingue straniere è particolare. Come tutti coloro che sono iscritti al mio canale da tanto tempo sanno sicuramente che io in realtà non sono italiano, ma lo si capisce anche dal mio nome. Ebbene sì, io sono di origine macedone, quindi la mia madrelingua è il macedone, una lingua di ceppo slavo, completamente diversa da quella che potrebbe essere una lingua latina come ad esempio l'italiano. Quindi tanti di voi potrebbero dire: hai fatto fatica a imparare l'italiano? No, in realtà è stata una cosa naturale, un po' come imparare a camminare. Diciamo che la mia formazione scolastica in realtà doveva ancora iniziare. Ho fatto solamente la prima elementare in Macedonia, ho studiato poco la lingua macedone. La particolarità per quanto riguarda le lingue è che io il macedone non lo conosco bene. Faccio fatica a leggerlo e scriverlo, però lo parlo in modo molto colloquiale. Diciamo che utilizzo quasi una specie di dialetto. Mettiamola così. E credetemi che io quando torno in Macedonia faccio parecchio fatica a comunicare con i miei connazionali. Ci sto lavorando. No, non è vero. Non ci sto lavorando. Imparando. Ho avuto un piccolo privilegio. Nel senso che quando andavo a scuola e facevo già la seconda elementare, facevo degli orari in più il pomeriggio. E la maestra di italiano mi insegnava appunto l'italiano. La cosa bella è che in quelle ore in più ho imparato ad utilizzare la grammatica italiana un anno prima di studiarla in terza elementare. Quindi l'anno dopo, quando abbiamo iniziato a fare grammatica, ero un passo più avanti dei miei compagni. Meraviglioso. Ebbene sì, io ho imparato alla perfezione la lingua italiana. È diventata quella che è la mia lingua principale. Per anni ho continuato a parlare anche in italiano in casa con i miei genitori, anche se loro poi mi rispondevano in macedone. È una cosa normale dei bambini, credetemi. Poi sono arrivate le scuole medie. Come lingua straniera obbligatoria da studiare, il francese. Giuro. Il francese. Non c'era un'altra lingua opzionale da studiare. Il francese basta. Dubito che in questo periodo il francese sia la lingua così tanto amata da studiare nelle scuole. Già mi immagino: papà, papà, voglio studiare il francese. Cosa? Allora ti passano per la testa mille ricordi, tutti i problemi, la rivalità con la Francia. Però in terza media le ore di francese hanno cominciato ad alternarsi con le ore di inglese. E io avevo già 14 anni. L'ultimo dei miei problemi era imparare una nuova lingua. Tra schiacciare una pustola e l'altra davanti allo specchio e iniziare a fare le prime uscite con gli amici, diciamo che non c'era più tempo. Ah, poi c'erano anche i videogiochi. Quelli... Però grazie ai videogiochi ho imparato anche alcuni termini in inglese. Non mi sono serviti nulla nella vita. Ecco, è questo il problema, che io ho iniziato a studiare l'inglese, quella che è la lingua più importante, tardissimo. Ecco perché adesso si inizia così presto a studiare l'inglese. Addirittura si iniziano a studiare le cose basilari come i numeri, i colori, anche alle scuole materne, ed è una cosa meravigliosa. L'avessi avuta io questa possibilità, mamma mia. Adesso forse no, credo che sarei allo stesso punto. Boh, chi lo sa. Il mio interesse di imparare una nuova lingua diminuiva sempre di più, ok? Soprattutto quando ti capitano dei professori che non ti motivano abbastanza, oppure non ti fanno piacere la materia, o hanno un metodo di insegnamento sbagliato. Non lo so, o forse sono semplicemente io che ero un fannullone e passavo le ore di inglese a disegnare. Le ore di inglese, guarda caso, si sprigionava la mia creatività. E questa è la mia breve esperienza traumatica con le lingue. Ok, mi è andata bene con l'italiano,
Con l'inglese no, decisamente no. Col francese chi se ne frega. Oggi avrei tipo un bagaglio linguistico più ampio e forse avrei tipo un canale internazionale. Chi lo sa? Vedrò di lavorarci, di impegnarmi almeno a imparare una lingua, ok? Per poter aiutarmi lavorativamente e professionalmente. Ed ecco perché io a 30 anni veramente mi riesce difficile imparare una nuova lingua. Voglio far di tutto per imparare almeno l'inglese, che mi servirà tantissimo, soprattutto in ambito lavorativo. Però vorrei riuscirci in un modo semplice ma efficace, senza dover recuperare tutti i libri delle scuole superiori, perderci tempo sopra, studiare la grammatica da capo, rifare tutti gli esercizi, no! Babbel! Che hai detto, Matte? Babbel. Babbel. Over at the language learning app called Bab. Oh Matteo, questa applicazione è una figata unica, semplice e immediata. Guarda, poi c'è la funzione del vocabolario che è il top. Ho capito, è facile, bello, immediato. Però la cosa che non riesco a capire è perché hanno chiesto un video a te che con l'inglese proprio non c'entri nulla. Ma chi se ne frega? Lo imparerò grazie a Babbel. Ma grazie a Babbel posso imparare non solo l'inglese ma altre lingue. Il tedesco, lo spagnolo. Ma poi cosa te ne frega? Ma vai a lavorare, vai a registrare. Va, è meglio. Guarda questo qua. Ok ragazzi, Babbel si focalizza moltissimo sulle parole semplici che usate quotidianamente a un prezzo molto competitivo, dato che vi offre una serie di servizi che vi saranno molto utili, come ad esempio la grammatica, l'ascolto, conversazione e il vocabolario. Quest'ultimo molto utile, dato che quando andrete a cercare una determinata parola, l'applicazione vi offrirà un elenco di situazioni ben precise dove utilizzare al meglio quella determinata parola. Dietro la piattaforma Babbel c'è un team di professionisti delle lingue che farà in modo di farvi raggiungere i vostri obiettivi in modo semplice ma efficace. La cosa bella di questa applicazione è che potete utilizzare Babbel in qualsiasi momento, dato che le lezioni sono molto veloci. Una quindicina di minuti, e soprattutto per uno come me che fa tantissime cose durante il giorno, credetemi che è una mana dal cielo. Poi potete accedere alle lezioni anche in modalità offline, dato che le potete scaricare, quindi il top. Se vi trovate in cima al K2 e non piglia internet e avete questa necessità di imparare l'inglese in quel momento, sì, è utile. Quindi amici miei, non vi resta altro che scaricare l'applicazione di Babbel sul vostro iOS, Android o semplicemente sul desktop. Mi sa che è arrivato il momento di fare un'altra lezione di inglese.